Manifestazione conclusiva ieri pomeriggio delle giornate della legalità presso l'Istituto Comprensivo Statale Monsignor Gagliano, un progetto che anche quest'anno ha coinvolto gli studenti in varie attività legate al tema del rispetto della legalità. Durante la manifestazione è stato proiettato il cortometraggio realizzato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con cui l'Istituto Scolastico si è aggiudicato il premio regionale al concorso indetto dal Ministero della Ricerca e dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Ai nostri microfoni Rosalia Presti, componente della triade commissariale che amministra il comune di Altavilla Milicia, e il dirigente scolastico Angelo Fontana. È fondamentale appunto che si cominci dalle scuole a sviluppare questo progetto e questa educazione alla legalità, intesa come rispetto e pratica delle leggi, leggi non soltanto imposte dall'alto, ma condivise da tutta la popolazione. Ed è appunto necessario che si sviluppi sin da piccoli nei ragazzi, quindi che si muovono e nei primi passi verso la scuola, questa coscienza critica, questa capacità di discernimento tra ciò che è il bene e tra ciò che è il male, in modo tale che non ci siano le regole imposte dall'alto, ma attraverso una condivisione, la creazione di una società viva che sappia appunto abbia una capacità di discernimento di quella che sono la creazione, quindi lo sviluppo della persona umana. Ormai è un appuntamento importante sia per i ragazzi che per tutta la scuola e anche per tutta la cittadinanza. E i ragazzi si impegnano molto durante l'anno a portare avanti queste tematiche sul rispetto delle regole e sull'acquisizione di una coscienza critica che le abitui a scegliere tra ciò che è giusto e quello che comporta anche il calpestare i diritti degli altri, quindi il rispetto delle regole e il rispetto degli altri soprattutto.